Buonasera, sono Nicola Giannullo del ristorante Rabbit situato a Gerola e titolare di questa azienda, nonché collaboratore dei miei assistenti. E oggi andiamo a preparare un piatto particolare che sarebbe la minestra della nonna, un poco rivisitata, visto i tempi d'oggi. Ho rubato questa ricetta ai miei nonni. Ho pensato questa ricetta per il semplice fatto che da Gerola è il periodo che si ammazza il maiale. Fritto di aglio, pochissima cipolla, tanto per dare un po' di gusto alla pietanza. Mettiamo intanto a riscaldare giusto un filino d'olio, aggiungiamo l'aglio, la cipolla. Un poco di pancetta, ad Agerola noi la chiamiamo la ventresca, pancetta di maiale locali. Lasciamo sfriggere assieme all'aglio che proteghiamo, mettiamo a fuoco bassissimo, ci serviamo i cardoncelli, la cicoria selvatica, già le abbiamo lavate, la minestra, questa è tutta roba a chilometro zero perché viene dai nostri campi. Questa è la verza, il orchetto selvatico, parte di queste cose abbiamo raccolto stamattina sui sentieri agerolesi. Aggiungiamo la Quix, o detta da Gerola l'altarola. L'acqua bolle, bastano 10 minuti. L'acqua non salata. Le verdure sono belle lisse, scottate al punto giusto, li tiriamo su mettendole sullo strutto di pancetta, tenendo conto che noi abbiamo l'elemento sorpresa, che è questo brodo di carne salata, e noi nel frattempo ci siamo cotti, insaporisce poi la minestra. Bisogna lasciarle cuocere finché non si addensa al punto giusto. Abbiamo aggiunto pure dei fagioli borlotti lessati anticipatamente, sempre prodotti fatti negli orti gerolesi. Stiamo semplicemente facendo la rotolatura da entrambe le parti per rendere la polenta più croccante. Con le verdure siamo quasi tutto giusto. Sentite l'odore, il profumo che emana. La pozione di maiale, lo aggiungiamo il nostro brodo, guardate come si dora perfettamente. Praticamente siamo pronti, cominciamo ad impiattare. Guardate che spettacolo, questa è la famosa costina di maiale, due rostini. Il biscotto agerolese, pane integrale che va poi ad inzupparsi nel brodo. Buon appetito! Prima di assaggiare vado a salutare gli amici di TV Luna e tutti i telespettatori, nonché gli amici di Sentieri Azzurri. Meritevole!